Hola a tutti ragazzi, come va? Tutto bene? Spero di sì, spero che state tutti bene. Oggi cosa andiamo a vedere? Oggi andiamo a vedere sulla nostra bella, magnifica, nuova lavagnetta. Andiamo a vedere lo schema e voi direte: che cazzo di schema andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere praticamente uno schema che è simile a quello dell'altra volta, ovvero collegamento dello scambio sul posto con il nostro inverter. Io prendo sempre come punto di riferimento degli. In questo caso andiamo a vederlo come nella volta precedente, però un po' più nello specifico, ovvero andremo a vedere proprio sotto al contatore bidirezionale cosa andremo a fare. Quindi con questo schema voglio cercare di portarvi un po' più di chiarezza, spero che non vi confondo le vostre idee e quindi bando alle ciance, ci trasferiamo sulla lavagnetta e ci vediamo qua dopo. Ragazzi, eccoci qua nella nostra lavagnetta. Oggi andiamo a vedere per l'appunto a monte del nostro impianto come nel 99,9% dei casi è installato il nostro impianto e come ci troveremo appunto i cablaggi sul contatore bidirezionale e come andare ad eseguire appunto i cablaggi con un altro inverter retrofit che sia. Oggi andiamo proprio a vedere di più nello specifico come ho detto prima. Quindi partiamo subito. Qui abbiamo la nostra linea principale, quindi la chiameremo linea principale Enel, appunto quella che ci arriva dalla strada, che sia dal palo dell'Enel, quindi neutro, e la nostra fase, ok? Quindi partiamo, scendiamo e andiamo, avremo il nostro bel contatorino dell'Enel. Quindi contatore Enel X kilowatt, ok, che può essere 3, 4,5, 6 kW, non ha importanza questo. Quindi avremo la nostra fase e il nostro neutro, ok? Successivamente qui abbiamo il nostro centralino di casa, il nostro salvavita, più avremo le prese, appunto, le luci, piano induzione, eccetera, eccetera. Quindi qua arriveremo giù con la nostra fase. Con il nostro neutro, poi successivamente verranno ridistribuiti qui in giro questi, no? Ok, quindi questo è quello che si presenta normalmente nel nostro impianto prima di aver fatto l'impianto con lo scambio sul posto. Quando noi mettiamo l'impianto solare con lo scambio sul posto, molto semplicemente viene presa la nostra linea, fase, e neutro, e viene montato un contatore bidirezionale. Ok. E successivamente andrà, molte volte c'è una morsettiera qui, no? E molte volte invece viene messo un magneto termico. In questo caso metteremo un magneto termico bidirezionale con la B. Molte volte appunto viene mandato nel contatore nel magneto termico bidirezionale. Quindi questo qua viene mandato qui, poi successivamente termico inverter, che ricordo nel mio caso è un Solax, quindi Solax SSP successivamente così.
E così. Allora, rifacciamo, mi sono finito dentro. Ok. Questo è quello che ci si presenta, giustamente. Con i nostri pannelli. X. Poi qua è relativo. Questo è quello che ci si presenta quando noi chiediamo il montaggio di un inverter con lo scambio sul posto. Questo è quello che avviene nel 99% dei casi. Ok? Se noi poi domani, come la maggior parte di noi appunto, vuole aggiungere un inverter e con relativi pannelli e batterie e quant'altro, perché magari non vogliamo aggiungere le batterie qua o quant'altro, il nostro magari mi viene in mente, noi magari a posto del Solax, esempio, abbiamo un Solar Edge, ok, dove sappiamo tutti che le batterie di questa marca costano uno sproposito, quindi cosa conviene fare in questo caso? Noi andremo a montare il nostro bello Deji, in questo caso prendo Deji appunto, quindi avremo la porta Gen, la porta Load, che in questo caso non colleghiamo, e la porta Grid. Ok, qua aggiungeremo anche i pannelli se vogliamo, e poi avremo la nostra batteria da, vediamo qui, tipo 15 kWh. Ok, quindi pannelli collegati al Deji più e meno che vanno la sua batteria, e la vogliamo integrare nel nostro impianto, nel nostro SSP. Noi cosa andremo a fare in questo caso? Molto semplicemente andiamo a staccare qua. Okay, adesso io cancello tutto. Andiamo a cancellare qui. Prendiamo la nostra bella fase e andiamo alla porta Gen del Deji. Prendiamo il nostro bel neutro e andiamo sempre alla porta Gen. Una volta fatto questo, aggiungiamo un bel magneto termico, quindi magneto termico D, che sta per magneto termico Deji. Prendiamo la fase da qua. Ok? E prendiamo il nostro bel neutro. Adesso facciamo così, viene fuori male. Poi successivamente prendiamo il nostro bel neutro e andiamo al nostro grid. Prendiamo la fase e ritorniamo al nostro grid. Questo è, molto banalmente, lo schema che avremo con il nostro Deji, con i nostri pannelli e il nostro Solar Edge, appunto, con lo scambio sul posto. E cosa succede in questo caso? I due sistemi, quindi questo coopera con questo, o meglio, questo aiuterà andando mandando X in batteria, dopodiché quando lui ha finito di caricare la batteria rivenderà appunto al gestore tramite lo scambio sul posto. Questi pannelli ci aiuteranno sia a caricare la batteria, e quindi il risultato è che qua venderemo di più, perché se noi andiamo a ampliare il nostro parco fotovoltaico, per l'appunto, oltre che ad aggiungere batterie che sono qua, altrimenti costerebbero una follia, oltre a caricare le nostre batterie, comunque sia questo da una mano a questo, dopodiché venderemo tutto, quindi saremo più autosufficienti, perché ampliando il nostro parco fotovoltaico siamo molto più autosufficienti. Di conseguenza, oltre che a caricare le nostre batterie, manderemo anche più eccedenza. Ok? Questo è lo schema nel suo insieme. Ovviamente, ragazzi, non ricordiamoci, perché mi stavo dimenticando di dirvelo,
che qui noi andremo anche a collegare il nostro CT. E dove andremo a collegarlo il nostro CT? Il nostro CT lo andremo a collegare a monte dall'impianto. Se è fatto così molto banalmente, ma questo è. Ragazzi, come abbiamo visto alla vignetta, lo schema è molto semplice. Vi ricordo appunto che se non siete convinti di quello che state andando a fare, ragazzi, prendetevi le vostre precauzioni, o comunque sia, se non ve la sentite, chiamate sempre un esperto o chi di dovere o chi di fiducia su cui appoggiarvi. Detto questo, ragazzi, lo schema, come detto poco fa, è relativamente semplice. Così, con questo schema, noi avremo un'integrazione tutto tondo del nostro sistema, ok? Ragazzi, come sempre, e come vi dico sempre alla fine, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Se avete commenti da far qua sotto, fateli tranquillamente, che io cercherò di rispondervi il prima possibile. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona giornata, grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!